Alla Milonga Perfetta, che quest'anno si è svolta a Napoli, abbiamo avuto modo di conoscere la realtà tanghera napoletana. Ricordiamo che la Milonga Perfetta 2015 è nata dal gruppo Quelli che amano il tango in collaborazione con la Milonga Portegna di Napoli. E a questo proposito, la nostra rivisitazione della Milonga Perfetta parte dalla lunga chiacchierata con Stefi Donisi. Stazione Tamo Tango, ecco, hai sempre aperto comunque uno spaccato sulla storia e sulla cultura dell'Argentina e in particolar modo di Buenos Aires, perché ha proprio dei profondi legami con Napoli, la tua adorata Napoli. Perché? Perché? Perché io amo Napoli e ho vissuto per 20 anni lontano, si fa per dire lontano, ho vissuto a Roma, per cui non era tanto lontano, però poi quando fai le amicizie e il giro, che è quello, alla fine finisci per non muoverti più tanto e rimani nella città nuova. Mi mancava sempre Napoli, tantissimo. E così, quello che non ho potuto fare con il lavoro normale, sono un ingegnere, e lavoravo nella strada informatica, con il tango invece mi è stato possibile, quindi quando sono tornato a Napoli il cuore mi batteva a mille, riconoscevo i San Pietrini, li chiamano a Roma, cioè i sassi per strada, le Madonnine all'angolo dove mi facevo la croce quando ero bambino, quindi sono ricordato tutte queste cose e per me dicevano gli amici: guarda Stefano, quando tu ti avvicini a Napoli cambi faccia, cioè diventi sorridente, diventi tutta un'altra cosa, c'è un'altra luce negli occhi. È vero, Napoli è una città solare, una città che pochi conoscono nella sua realtà, nella sua essenza, molti ne conoscono il lato soltanto folcloristico e luoghi comuni. Ecco Stefi, ma perché è così legata nello specifico a Buenos Aires, alla cultura argentina e quindi al tango? Sì, insomma, perché? Perché Napoli è una città sanguigna e ha dato tanto al tango. Cioè Buenos Aires è una, voi lo sapete perché non sto parlando a un pubblico non tanghero, però Buenos Aires è stato il primo esperimento mondiale dove persone di vari, milioni di persone di varia estrazione, diciamo, culturale, quindi da varie nazioni, hanno convissuto insieme nello stesso posto. Una immigrazione così non era mai esistita, quindi questa convivenza di culture diverse ha creato il tango. In questo, una di queste culture diverse molto grande è stata Napoli. Non vi voglio fare l'elenco dei ballerini, dei musicisti, dei poeti, degli scrittori che hanno fatto di tango, parlato napoletani che hanno parlato di tango, perché oramai le liste sono piene, si sono raccontate tutti, insomma le sapete. Però è così, e quindi questo legame del tango nel tango alla fine è un legame che è molto simile a quello che c'è a Napoli. Basta, a Napoli c'è un'espressione teatrale che si chiama la sceneggiata. La sceneggiata, dove c'è il personaggio principale, è Isso, lui, Isso. La donna, essa, che normalmente è una poco di buono, come succede nei tanghi, no? L'unica donna buona è la mamma, forse la sorella, forse, e basta. O la moglie abbandonata, lasciata lontano, quindi. Ma tutte le altre sono poco di buono. E così Isso, essa, che lo tradisce sempre, e o malamente, cioè o guappo, a Napoli si chiama guappo, anche in Argentina, cioè con qualche caratteristica diversa, il compadrito ha delle sfumature leggermente diverse, guappo, però in realtà la parola è la stessa, l'atteggiamento è lo stesso, la camminata all'Albertone è la stessa, cioè guappe cartone si chiama a Napoli, cioè colui che vuole fare delle cose e non ci riesce, figlio di... Vabbè, insomma, di questa cultura molto simile, quindi è una cultura che si è trasferita nei testi nella poetica del tango fino a diventare poi una cosa diversa, perché poi è stata arricchita da quella che è la cultura anche, diciamo, del resto d'Europa e del mondo, che è andata a confluire. Ma ricordiamo i tuoi esordi però nel tango, la folgorazione, tu sei stato fulminato dal tango non a Napoli, ma a Roma. Certo. Lo ricordiamo? Ma non da argentini, da un iraniano. Un iraniano e una romana. I miei maestri sono stati Eliana Montanari e Ali Namazzi, che mi hanno dato del tango un'immagine molto internazionale, quindi un'immagine poco, tra virgolette, argentina. Perché, non lo so, io forse sono un tipo particolare, ma io non è che amo l'Argentina più
del Brasile o più dell'India o più del Giappone, cioè per me gli uomini sono uguali in tutte le latitudini e longitudini. Però c'è qualche cosa che li accomuna, la passione, il tango è qualcosa che unisce i popoli. E in questo senso per me proprio le origini del tango, di un popolo che si unisce in un luogo solo, creano una situazione tale che a me affascina moltissimo. È lo stare insieme di tutte le popolazioni, che avviene in Argentina, quindi è giusto che gli argentini sentano loro questa danza, perché è lì che è avvenuto, però è avvenuto un incontro tra popoli e quindi è giusto che dopo 100 anni ritorni nel mondo. Loro mi hanno dato del tango un'immagine, un'idea di ascolto, di attenzione, di stare hic et nunc, qui e ora, presente, concentrato, molto zen come tipo di... Io ero un fricchettone, capelli lunghi, nonostante il mio frac. Non ero così, diciamo, lo sono diventato col tango, non so se migliorando o peggiorando, però ero un fricchettone, capelli lunghi, natura gomma masticante, insomma. Andatura scacciata, insomma, così, non mi interessava assolutamente l'estetica. Loro invece mi hanno fatto capire che l'energia non la dovevo sprecare, non dovevo buttare l'energia dappertutto, no? Ma concentrandola in un gesto ne davo valore, ne davo importanza. E questo è quello che ho messo nel tango, cioè il tango non è... magari fai una figura, una cosa dove c'è potenza, ma quella, il resto è concentrazione e carica per arrivare a quell'esplosione. A me è piaciuto molto questo stare lì a sentire costantemente la donna con cui balli, no? Ok. A un certo punto, perché tu parleresti fino a domani mattina, l'ho già capito, a un certo punto nel 1999 è arrivata come un'azione molto forte da parte tua, credo nel 99, perché hai deciso di lasciare il tuo lavoro a Roma come ingegnere informatico, ecco, e di dedicarti totalmente al tango argentino, diventando un vero, tra virgolette, professionista del tango. Ecco, è stato un volo, diciamo, senza rete, o avevi già avuto comunque l'intuizione, il sentore che poteva diventare un fenomeno? Qual è quello di oggi? No. O la passione o una sfida con te stesso? Non avevo assolutamente preventivato un successo di questo tipo. E questo stesso successo un po' mi spaventa. No, ma te allora, sei stato molto intuitivo, allora, scusami, eh? Sì, ma diciamo io mi sono trovato, perché la vita ti offre delle occasioni. La capacità dell'uomo non è quella di creare occasioni. Non è che io stavo lì e dicevo non mi piace il lavoro che faccio, anzi al contrario. Il lavoro che facevo mi interessava, facevo intelligenza artificiale, sistemi esperti, studiavo le opere pittoriche, insomma mi divertivo. Ho fatto tante cose, sono stato nel sindacato, nel crollo aziendale, cioè, ero molto attivo e mi piaceva, quindi non è stata una fuga da qualche cosa, è stato un incontro di una cosa che mi ha colpito, una cosa che mi ha sconvolto, un incontro col tango, ma per me questo tango è l'altro, la consapevolezza di conoscere l'altro come non l'avevo mai conosciuto prima, sentire l'altro, io uso l'altro e non dico la donna, perché per me è un problema di corpi, non è tanto un problema sessuale, ma un problema di corpi, sentire il corpo di una persona che mi sta vicino e sapere dove si muove nello spazio, perché cosa sente, cioè lei parla e io dallo sguardo magari le tocco la mano e attraverso le cose che ho imparato dal tango io mi accorgo se questa persona mente o no. Cose che questo signore vicino a me ha fatto e continua a fare per il tango, ce n'è una in particolare, e lui è il fondatore, il creatore, nonché il direttore artistico del Tano Tango Festival, una delle kermesse più che hanno più vita, diciamo, nel panorama del tango internazionale e anche nazionale, no? Allora,
Innanzitutto una curiosità, io penso che questa domanda te l'abbiano fatta un po' in tanti, te la rifaccio anche io, anche se potrò essere monotona, però è proprio una mia curiosità. Perché Tano? Tango Fest. Tano è il diminutivo di napolitano, che viene parola utilizzata a Buenos Aires in modo anche dispregiativo, poi dopo non più, ma all'inizio sicuramente dispregiativo, come adesso diciamo un marocchino, per dire una persona che insomma fa quel tipo di lavoro, di vita eccetera, uno che la va e vede, un marocchino, poi adesso magari non ci sono più nemmeno, però quelli erano i tani. E per me invece è un'altra cosa, questa parola Tano veniva utilizzata per indicare tutti i napoletani, cioè la Boca fatta dai genovesi era abitata da tani, cioè non c'era probabilmente un napoletano, probabilmente erano tutti di Genova. Tutti gli immigrati italiani? Tutti gli immigrati italiani, quelli con la valigia, erano tutti napoletani. In questo modo io ho tolto Napoli dal centro. Il primo festival si chiama Napolitano Tango Festival, poi ho tolto Napoli, perché secondo me diventa una cosa nazionale, come gli argentini chiamavano tani anche i friulani, noi siamo tani e affermiamo di essere tani e quindi essere nazionali. Nella nostra emotività emigrante, per cui accogliente, perché uno che migra è costretto ad accogliere, perché è una contraddizione in termini. Nella nostra identità migrante noi ci sentiamo nazionali e vorremmo coinvolgere anche coloro che la pensano diversamente in una profonda sensazione di accoglienza e di umanità, che oggi si sta allontanando sempre di più. Stefi, in due parole insomma, è un po' impossibile in due parole, ma non t'allargare troppo perché sennò la concorrenza ti potrebbe ascoltare, potrebbe carpire i segreti e questo non va bene. Però svelaci un momentino quali sono gli elementi di successo su cui tu hai puntato l'attenzione. Uno mi sembra di averlo capito, Napoli. Il legame tra tango e Napoli, cioè io ho visto tanti festival, tantissimi prima durante l'esperienza del Tano Tango Festival, che tra parentesi è stata ferma per 2 anni perché abbiamo cambiato sede, quindi abbiamo messo tutto il nostro impegno in questo cambiamento, questa sede bellissima che abbiamo creato, e adesso riapriamo quindi di nuovo dal 3 al 6 settembre. Il legame con la città significa che chi viene a ballare da noi sa che è stato a Napoli, si ricorda che è stato a Napoli, perché magari ha ballato sul Castel Sant'Elmo, da dove ha potuto vedere tutta la città, e non può essere diverso, cioè uguale a un'altra città del mondo, perché è Napoli, e ha ballato tango lì, si è affacciato, magari si è innamorato, magari ha litigato con la sua innamorata, perché quella magari si è innamorata di un altro. Attenzione, nel tango può capitare di tutto. Attenzione tangheri e tanghere. Però sai che è stato Napoli. Invece io non ricordo quell'esibizione che ho visto, se era qui o lì o quell'altro festival. Questo. Poi è un festival che unisce, diciamo, non soltanto i ballerini che amano ballare, però anche esibizioni. Cioè io vedo che oggi la gente balla e non gli importa, hanno paura di vedere i ballerini, i professionisti fare delle cose che magari a noi non va di fare, però caspita, noi andate a teatro, io pure andavo, adesso di meno, con 3 figli, comunque. Hai altri impegni, diciamo. Si va a teatro, in televisione a vedere spettacoli, stanno qui, bellissimi, bravissimi, e voi volete continuare, mi scocciate di perdere 10 minuti per guardare un'esibizione. Questa per me è una cosa strana. Invece per me la musica dal vivo, ballerini internazionali che possono far vedere dove si può arrivare con il tango, no? Momento però, ecco, su questa cosa aprirei una piccola parentesi, ma che mi sembra di aver capito da quello che sei tu, insomma, che non si discosti molto da quello che si balla in sala, però. No. Cioè, non acrobazie, piroette, doppio salto carpiato. No, ma se tu fai un'esibizione, hai la possibilità di guidare una persona. Allora, io ci tengo a dire che la stragrande maggioranza delle esibizioni che io ho visto sono sì coreografie preparate, ma sono tutti passi che io ho visto guidare anche, cioè non è detto che un salto non possa essere guidato, no? Può essere guidato, e allora è lì il problema, lì la capacità di vedere dove, in che modo due corpi cosa possono fare di straordinario improvvisandolo. Poi magari chiaramente tu fai uno spettacolo, quindi ti prepari prima, cioè,
c'è un trucco, anche i jazzisti, anche il rock dicono che improvvisamente scassavano le chitarre, ma in realtà la chitarra era poi collegata e poi si riuniva un'altra volta, no? Voglio dire, al di là dell'inganno, però vi posso dire, vi posso assicurare che i ballerini che l'esibizione hanno fatto a Tano Tango Festival, molte di quelle cose potevano farle improvvisate in sala e io gliel'ho visto fare. Attraverso il Tano Tango Festival questo signore ha voluto dare di Napoli un'immagine un po' diversa da quella solita stereotipata che conosciamo, che ci vogliono un po' propinare, di una Napoli che in effetti non conosciamo, perché in genere si dice, che ne so, fagocitata dalla camorra piuttosto che sepolta dall'immondizia, piuttosto anche quella negativa, altrettanto negativa, quella patinata, pizza sole mandonino, insomma, no? Quindi una Napoli intanto molto più vicina, cioè molto più impegnata a livello culturale, secondo me. Hai voluto dare poi svecchiare questa immagine più vicina alla nostra realtà, dillo tu. Sì, se no parlo io. No, ma io sto parlando tanto, quindi va bene, hai centrato, sei una che c'entra le problematiche come le vivo io. Intanto voglio dire che il problema della conoscenza di Napoli forse è particolare, però non è meno, diciamo, luogo comune della conoscenza delle altre città, perché vi posso assicurare che oggi abbiamo una conoscenza superficiale di qualunque cosa, no? Cioè io sono stato 20 anni a Roma, conosco Roma, quando poi mi racconto i luoghi comuni di Roma io non mi ci trovo, no? Ho vissuto tantissimo a Napoli, vi posso raccontare dei luoghi comuni, ma dalle banalità, a Napoli la pizza è erta, alta così. Ma io, ma tu ci sei messata a Napoli? Cioè, ma hai mangiato una pizza napoletana? Ma come? È alta così? Ma mangiati una pizza, forse il cornicione, perché la pizza è sottilissima. A Napoli è sottilissima e morbida. Quindi lo dico perché vi posso assicurare che a Roma 20 anni di pizza erta, alta. Mi hanno martellato. Cioè, ma per dire una banalità, ma figuratevi tutto il resto. Assolutamente, non vi potete muovere che vi rubano. È chiaro che ti rubano, tu vai con Rolex in mezzo alla strada, ma a New York te lo rubano, a Firenze te lo rubano, vai a Roma te lo rubano e a Napoli te lo rubano uguale. Perché a Napoli non te lo devono rubare se ci sono i ladri come tutto il resto del mondo? Tu sei un pioniere del tango, perché intanto sei un pioniere del tango in Italia e soprattutto nella tua realtà della città di Napoli, del tango napoletano. Allora, in queste tue, i pionieri cosa fanno? Esplorano, no? Ricercano, sperimentano, quindi queste sono parole che secondo me ti sono molto familiari e credo che che siano anche molto nelle tue corde. Che cosa significa per te, per come lo concepisci tu il tango, per come lo vivi tu profondamente, intimamente? Che cosa vuol dire però introdurre nel tango la ricerca e la sperimentazione? È una domanda bellissima, a cui do una risposta strana, nel senso che non c'è tango senza ricerca, non c'è tango senza sperimentazione, perché il tango è improvvisazione e quindi sperimentazione, lo è in sé, e io quindi non riesco a capire la gente che ripete 300.000 volte gli stessi passi, io dopo 10 minuti mi addormento, mi annoio, io... Ci sono altre danze che ho provato a fare, molto ripetitive, ho fatto 100 volte le stesse prime 2 lezioni, perché poi dopo mi scoccio, mi annoio, una volta che ho preso il passo io mi annoio, ho bisogno di qualcosa che, ecco, nel tango il fatto che anche se non faccio niente, ma c'è una persona che è diversa da un'altra e non ho mai fatto lo stesso tango, ogni persona è alta, diversa, si muove diversamente e devo comunque sentire come lei si muove attimo per attimo, crea a me una curiosità e allora magari uno stimolo a provare, vediamo se funziona questa cosa, vediamo se funziona questo, oh mamma mia che cosa bella ha fatto, c'è un'emozione sempre di più, più balli con una più crescono queste cose, più ti viene stimoli, ho fatto, mi ho inventato tanti di quei passi che poi non mi ricordo. Una cosa che ti sorprende sempre. Sì, la cosa bella è che tu balli, vengono fuori delle cose bellissime, dici ah mannaggia, questa cosa magari me la dovrei ricordare perché la posso rifare. Ma che ti frega? Nei confronti dei puristi del tango, quelli anche un po' integralisti, hai capito? Proprio assolutisti, come ti poni? Io vorrei chiedergli, non sentite la contraddizione tra le due parole puro e tango?
non sono due parole in contraddizione forte, puro. Ma se il tango è bastardo, come fa a essere un tango puro? Cioè voi come dite un bastardo, un puro bastardo di razza? Ma se è bastardo è bastardo. Cioè puro, puro che? È bastardo. Diciamo un bastardo tango, stile. Lo stile non esiste, il tango è individuale. Io ho il mio tango, non ho uno stile. Che stile c'hai? Lo stile è Stefano Nisi. Vuoi mettere? È migliore quello tuo? È migliore quello tuo, mica facciamo una gara. Io sono contro le gare, odio le gare. Io non posso fare la gara tra me e te, perché tu sei un'altra persona, non siamo... E per quanto riguarda la musica? La musica è un altro bel problema grosso, perché si uccide ogni tentativo di creare cose nuove sulla musica. No, a me non piace la musica elettronica, diciamo questo, ma pare che l'unica novità del tango sia la musica elettronica, lo sia stato, perché ormai non è più musica. Perché non appena uno prova a fare qualcosa di diverso, subito lo tartassano, no? Allora non si balla questo, non si balla quello, ah no, ma non è tango, questo è tango, quello non è tango, questo è, quello non è. Cioè io non lo so, ma sentite, per me tango è stare insieme, una relazione intensa, attimo per attimo. Io l'ho definita la danza del mentre. Ballare il mentre, cioè l'azione non inizia e finisce, ma è fatta di infiniti, infiniti, infinitesimi. Ogni infinitesimo tu lo devi danzare. E quindi tra un passo e un altro c'è tutto un mentre, è quella la danza, non l'inizio e la fine, non una sequenza, è un mentre, la danza del mentre, giocando con la danza del mentre. Però è quello per me. Allora io mi chiedo, ma come si può pensare che ci sono delle regole che ti devono far fare dei passi che siano quelli, sempre quelli, quando tu invece hai dentro di te un fuoco che arde? Se fuoco arde, arde ragazzi, brucia, brucia. Ma qual era il tuo obiettivo o quale è il tuo obiettivo? L'hai raggiunto? Cambiava di giorno in giorno? È sempre lo stesso da quando tu hai iniziato il tango? Qual è l'obiettivo che Stefi Donisi ha per sé e consiglia a tutti quanti? Nel tango ovviamente. Lo do a te il microfono stavolta. È di non avere un obiettivo. Cioè di vivere la vita che stai vivendo senza pensare a quello che succederà, perché altrimenti ti perdi il treno, perché tu magari vuoi andare di là, invece il treno che ti fa cambiare la vita va da un'altra parte e tu però vuoi andare di là. Quindi vivere ogni momento senza avere un vero obiettivo. Io quando ho scelto di fare questo passaggio nel tango non lo sapevo che sarebbe successo questo. Certo, non ho fatto un passo nel vuoto, avevo una scuola, avevo allievi, sempre di più, sempre di più. E poi un momento un ragazzo mi telefonò a Luna per ringraziarmi perché io gli avevo dato una cosa così bella. Io nella mia vita nessuno mi aveva mai gratificato così tanto. E fu quello, diciamo, una delle chiavi per cui decisi, ecco, vabbè, questa è una gratificazione vera, no? Qualcuno che ti ringrazia perché gli ha dato qualcosa. E io mi sentii felice, ecco, allora magari seguire una felicità. E io che cosa ho ottenuto? Ho ottenuto che nella mia vita fino adesso non avevo mai... Mi ero innamorato tante volte, ma non avevo mai trovato la donna. Stranamente con il tango l'ho trovata. Perché? Perché ho avuto una sicurezza maggiore in me, ero più sicuro di me. E con lei ho fatto 3 figli, non ho mai fatto figli in vita mia, eppure da 38 anni in su ho pensato che mi avrebbe fatto piacere. Però il primo figlio l'ho fatto a 50 anni, come mai? Perché il tango mi ha dato i piedi per terra e la testa in paradiso, no? Quindi ascoltate, i piedi per terra, bellissima questa cosa, e la testa in paradiso. Allora, io ringrazio tanto Stefi Donisi per questa bellissima intervista che mi ha concesso. Grazie, grazie. Quindi Raffaella Catinelli per Tango Magazine, Milonga Perfetta, Harmony, Napoli. Questo, come avete visto, è stato l'incontro con uno dei protagonisti della Milonga Perfetta 2015, che continuerà nei prossimi numeri di Tango Magazine.